Buongiorno a tutti, signore e signori, qui dalla cucina di Francuzza. Oggi vi preparerò un bel ciambellone al cacao. Va bene per la gioia di tutti i bambini. Questo ciambellone va senza burro e senza misurare con la bilancia, col bicchiere. Va bene? Allora, iniziamo subito. Prendiamo 4 uova, mettiamo 4 uova. Uova, poi mettiamo, vediamo, aspettate qua, ecco, quattro uova, mettiamo tutto, frulliamo tutto. Mettiamo dentro queste quattro uova grammi di zucchero. Va bene? Uscirà un bel ciambellone al cacao. Bene. Poi ci andiamo a mettere un bicchiere di olio di semi. Non c'è bisogno di pesare nulla. Poi ci andiamo a mettere un bicchiere d'acqua. Mettiamo la vanillina, una bustina di vanillina, il lievito, no, mettiamo il lievito, no, devo salvare. Andiamo a mettere 2 bicchieri e mezzo di farina bianca. Vediamo così poco alla volta. Di sale, andiamo a mettere un pizzico di sale, qua, amalgamiamo sempre bene bene. Poi ci aggiungiamo un altro bicchiere e mezzo di cacao in polvere. Spingiamo così.
friggiamo un altro poco. Beh, mettiamo tutto. Giriamo così. Questo è buonissimo, eh? Fatelo perché è semplice da fare, non serve la bilancia, facciamo tutto con il bicchiere e non c'è neanche il burro, perché a posto del burro noi abbiamo messo un bicchiere di olio di semi. Questo uscirà un bel ciambellone al cacao. Se con questo freddo e con questa pioggia si sta proprio bene, devo dire, per fare merenda oppure a colazione si finisce subito questo. E allora, adesso prendo un cucchiaio, così raccolgo tutto dai bordi. Raccogliamo tutto quello che c'è ai bordi. Questo lo togliamo, che non serve più. Ecco qua. Vedete? Poi imburrate oppure mettete un po' d'olio come preferite. Vedi? Io ho imburrato e ho messo un po' di farina così non si attacca. E poi versiamo tutto. Ecco qua. Puliamo bene. Raccogliamo tutto. Ecco qua. Adesso andiamo a infornarlo per 180 minuti. No, 180 gradi, volevo dire, scusatemi, 180 gradi il forno. E poi lo lasciamo cuocere per 45 minuti. Questa quanto riguarda la ricetta della ciambella al cioccolato. Poi ve la farò vedere quando è cotta. Ok? Un bacione dalla vostra Francuzza, fatelo, mi raccomando, eh? Ciao amiche mie, andate sul canale YouTube, scrivetevi Franca Francuzza, Francuzza Bortone. Ok ragazzi, ciao.